Le notizie del TG Ora, sale a 15 il numero degli indagati per il presunto voto di scambio all'ultima tornata elettorale a Torre del Greco in provincia di Napoli. Posti di lavoro con garanzia giovani in cambio di una campagna elettorale a tappeto per favorire alcuni candidati in sostegno del candidato poi eletto sindaco Giovanni Palomba. Questa è l'accusa sulla quale stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coordinati dal procuratore Sandro Pennasilico e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli della procura di Torre Annunziata. E potrebbero esserci novità a breve nelle indagini sulle ricerche dei tre napoletani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio, sequestrati dalla polizia locale e consegnati nelle mani di un malavitoso locale. I fari li ha riaccesi la famiglia 10 giorni fa, quando ha chiesto chiarezza sul ruolo del delinquente che pagò 43 euro ai poliziotti per prendere in consegna gli ostaggi, quel Don Angel del quale fin dal primo momento hanno parlato i familiari e sul quale non si è mai indagato a sufficienza. La richiesta di mantenere alta l'attenzione venne anche presentata al presidente della Camera Roberto Fico, il quale promise che l'oblio non sarebbe calato sulla vicenda. Tre carabinieri arrestati e immediatamente sospesi, militari impiegati a Giugliano in Campania, sono accusati di aver fabbricato false prove per effettuare un arresto e ricevere degli encomi. L'indagine della Guardia di Finanza di Aversa, coordinata dalla Procura di Napoli Nord. I magistrati e i finanzieri hanno raccolto prove e testimonianze che hanno condotto all'arresto dei tre carabinieri. Il gruppo sarebbe accusato anche della ricettazione di una pistola. I militari sono attualmente reclusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un caseggiato rurale pericolante era da tempo diventato l'insospettabile punto di stoccaggio della droga per un abile pregiudicato beneventano, arrestato ieri sera dagli uomini della squadra mobile di Benevento insieme al suo corriere. Gli agenti da tempo tenevano sotto osservazione i movimenti del pusher, che utilizzava diversi accorgimenti per eludere le indagini, tra cui il cambio frequente dei veicoli o la tecnica della staffetta nel corso dei ripetuti approvvigionamenti di sostanza nel capoluogo partenopeo. Dopo giorni di analisi degli spostamenti del pusher e una serie di servizi di appostamento, gli uomini della mobile hanno circondato il rudere, celandosi nelle sue adiacenze e attendendo l'arrivo del pregiudicato. Raccolta dei rifiuti umidi bloccata a Caserta a causa di lavori di manutenzione che riguardano la piattaforma ubicata nel comune di Pastorano, dove finisce la frazione organica raccolta nel capoluogo. La società privata che gestisce l'impianto ha comunicato la chiusura da ieri fino al 30 giugno con il conseguente stop ai conferimenti. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha così emesso l'ordinanza con cui vi 30% del servizio sulle altre, ma se funzioneranno l'obiettivo di farlo proseguire anche dopo settembre. Soppresse, ridotte o sostituite in via permanente decine di linee. Nel complesso passeranno dalle attuali 85 a 79 e saranno tagliati 130 km di rete cittadina. Stop alle linee doppione e a quelle che si sovrappongono con la metropolitana. Ecco, questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Direttamente oggi, giovedì 27 giugno 2019. Le notizie del TG Ora, sale a 15 il numero degli indagati per il presunto voto di scambio all'ultima tornata elettorale a Torre del Greco in provincia di Napoli. Posti di lavoro con garanzia giovani in cambio di una campagna elettorale a tappeto per favorire alcuni candidati in sostegno. Saranno tagliati 130 km di rete cittadina. Stop alle linee doppione e a quelle che si sovrappongono con la metropolitana. Ecco, questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG Ora. 17 giugno.